Mamma, guarda, ho ricevuto la mia etichetta! Tesoro, ma non devi essere felice, tu non hai nessun valore. E questo cosa significa? Tesoro, tutte le persone sono etichettate e il tuo valore è molto basso. Questo significa che ti giudicheranno tutti e nessuno vorrà essere tuo amico. Sono sicura che i miei amici mi vorranno bene nonostante questo stupido numero. Ehi, non dire le brutte parole. Ciao amici, volete giocare con me il mio pupazzo? Assolutamente no, tu vali zero. Noi giochiamo solo con chi ha un valore maggiore di 10. Buone notizie, Cata. Leo ti ha invitato alla sua festa questa sera. Vuoi andare? Cosa stai scherzando? Mi piacerebbe tantissimo. Bene, prima però devo farti la foto all'etichetta. Non mi piace farlo vedere in giro. Lo so, Cata, ma una delle regole per poter partecipare è avere un valore almeno di 100. Non dirlo a nessuno. Sono il tuo migliore amico, stai tranquilla, ti puoi fidare. Aspetta, vali zero? Se te lo faccio fotografare, non direi niente a nessuno, vero? Sono il tuo migliore amico, stai tranquilla, puoi fidarti. Aspetta, il tuo valore è zero? Scusa, hai ragione, non dovevo urlare, ma sono scioccato. Ora zitto, sta arrivando Leo. Ciao Cata, come stai? Spero che Mattia ti abbia detto della mia festa stasera. Ci conto molto che tu venga, sai? Ma certo, non mi perderei la tua festa per niente al mondo. E tra l'altro, complimenti, stai andando in palestra? I tuoi muscoli si fanno vedere. Ti piacerebbe toccarli? Io sono molto più forte di lui. Cosa hai detto, scusa? Cosa mi hai mandato, Mattia? Aspetta, questa è la tua etichetta, Cata? Hai un valore pari a zero? Stai lontana da me, non ci credo che stavo parlando con qualcuno che non vale niente. Stiamo in casa, non c'è nessuno che vuole la verità. Mattia, hai mandato la mia foto a tutti quanti, perché lo hai fatto? Pensavo fossi il mio migliore amico. Cata, posso spiegarti, l'ho fatto perché sono innamorato di te. Ma che cavolo stai dicendo? Quando ho visto che stavi flirtando con Leo mi sono fatto prendere dalla gelosia. Mi dispiace, ho reagito d'impulso. Non ti perdonerò mai per questa cosa. E invece dovrei farlo, perché ora che tutti sanno che vali zero, nessuno vorrà stare accanto a te. Sono l'unica persona che ti resta al mondo. Preferirei stare sola per tutta la vita, con tutti che mi odiano e tutti che mi disprezzano, piuttosto che stare con te. Hai capito? Stammi alla larga. Mi dispiace soltanto di non aver scoperto il tuo lato oscuro prima. Ti pentirai di questa scelta e quando succederà non venire a piangere da me, io ti ho avvisato. Non voglio stare in classe con una che non vale nulla, sento già il mio valore abbassarsi per colpa sua. Ragazze, se state parlando del valore di Katarina, mi spiace per voi, ma il suo valore è il più alto di tutti quanti. Quando è stato creato il sistema delle etichette risultavano persone con un valore inestimabile e per questo hanno deciso di collocargli un valore zero, perché non potevano quantificare quanto valessero veramente. Quindi basta prenderla in giro, lei vale più di tutti voi. Lo sapevo che eri speciale. Sto ancora aspettando che tu mi ringrazi. Ringraziarti per cosa esattamente? Perché se io non avessi deciso di condividere la tua foto con tutto il mondo, a quest'ora pensavi ancora di valere niente. Prima di tutto non ho mai cercato attenzioni da nessuno e sicuramente non inizierò a cercarle adesso. E seconda cosa, se non ti dispiace, io conosco benissimo il mio valore, non ho bisogno che sia un'etichetta a dirmelo. Sì, certo, sei solo un'ingrata perché sai benissimo che è tutto merito mio, ma non lo vuoi ammettere. Ciao Cata, stavo pensando che forse io e te potremmo uscire insieme qualche volta. Perché stai ridendo? Rido perché sei molto divertente, Leo, ma soprattutto molto egoista, perché dal momento in cui hai scoperto che posso essere molto interessante per te, sei venuto a cercarmi, al contrario di prima dove mi denigravi e mi hai presa pure in giro. Quindi mi spiace dirtelo, ma non uscirò né con te né con nessuno che non abbia capito quanto valgo prima di questo giorno.